Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. In questo nuovo video andiamo a vedere quali sono le mie 5 scelte per 5 aziende che distribuiscono dividendi mensili a tutti quanti. Ovviamente vi devo ricordare una cosa, se sentite dei rumori particolari quest'oggi è perché la mia scheda grafica non funziona più bene e ogni tanto la ventola gli parte l'embolo gassoso e gira così a random, raffica proprio. Per cui oggi cerco di andare il più velocemente possibile in questa registrazione, sperando che sia di vostro gradimento. Vi raccomando, se siete nuovi sul canale, l'investimento migliore che possiate fare è lasciare un pollice in su, così lo fate capire a me e all'algoritmo di YouTube. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo. Allora, andiamo subito a parlare un attimino di quelle che sono le 5 aziende che io reputo essere, diciamo, le migliori per quanto riguarda dei dividendi mensili. Ovviamente, il disclaimer è d'obbligo, questi sono solo dei miei personali, delle mie personali valutazioni riguardo al mio modo di investire, alla mia strategia di investimento. Ovviamente ognuno deve fare le proprie valutazioni e questi, come sempre, non sono assolutamente consigli finanziari, ma mie semplici opinioni. Per cui, dividendi mensili, quali sono le 5 aziende secondo me migliori? Prima di tutto facciamo alcune premesse. Perché i dividendi mensili? Per i dividendi per me, ma come per altri investitori in questo campo, sono come il pane e la marmellata a chi piace o pane e burro a chi non piace. Ma al di là della mia personale esperienza da investitore, per chiunque sia alla ricerca ovviamente di un flusso di cassa continuo, l'opzione dei dividendi è quella un po' più semplice da seguire, un approccio molto più pratico. Optare per i dividendi mensili poi è un metodo sicuramente per avere un flusso corrente e diciamo così costante di cassa che ci entra, soprattutto poi si va ad avere una base ben definita di denaro mensilmente, quasi fosse uno stipendio. Ovviamente più va a crescere il capitale che si fa a investire, piano piano si fanno gli accumuli e così via, è maggiore è questo dividendo e per cui questo flusso continuo di cassa che andiamo a incamerare. Attenzione però, non tutte le aziende da dividendo nascono uguali, questo è ovviamente, l'ho detto un sacco di volte, l'analisi fondamentale dei business a prescindere dal dividendo, per cui la loro stabilità economica, quelli che sono gli investimenti futuri, quelli che sono i piani appunto dell'azienda per la crescita, sono primari dal punto di vista dell'importanza dell'analisi e devono esulare da tutto quello che è relativo al dividendo, soprattutto non guardare mai un'azienda solo per il proprio dividend yield, ma c'è molto di più sotto la superficie. Questo è importantissimo anche perché queste aziende poi possono essere magari molto più rischiose se hanno un dividend yield più alto e dobbiamo valutare questo. Poi ognuno va a investire nelle aziende in base alla propria propensione al rischio. Io avrò la mia, tu avrai la tua. Ovviamente ognuno investe in base alle proprie esigenze. Per cui, come sempre, è bene ricordare che questi non sono consigli finanziari, ma sono mie semplici opinioni per quanto riguarda la mia strategia di investimento. Bene, siete tutti pronti? Partiamo. La quinto posto, diciamo, qui 5 posizioni, dalla quinta meno importante, diciamo, anche se poi meno importante è un modo di dire perché sono comunque le 5 che reputo migliori. Comunque, al quinto posto mettiamo Apple Hospitality REIT. Di questa ne avevo già parlato in un articolo, in un video dedicato, magari molto tempo fa, per cui non so se siano proprio di questa grande qualità, però la voglio riproporre. Possiede uno dei più grandi portafogli di hotel di lusso negli Stati Uniti d'America. Il portafoglio nazionale, per cui negli Stati Uniti, è geograficamente molto diversificato ed è composto da 233 hotel, di cui in totale hanno 29.800 camere di albergo situati in 35 stati diversi degli Stati Uniti d'America. Gli alberghi sono tutti di lusso, prettamente utilizzati per viaggi di lavoro o comunque per viaggi di piacere di persone molto benestanti, diciamo. È concentrato su marchi leader del settore ed è composto da 104 hotel a marchio Marriott, poi 124 hotel a marchio Hilton, 3 hotel a marchio Hyatt e poi altri 2 indipendenti. Anzi, uno di questi è stato dismesso da poco durante la, diciamo, il periodo pandemico, per cui al momento ce ne sono uno indipendente. L'azienda è una delle più grandi hospitality companies e REIT negli Stati Uniti d'America, sia per quanto riguarda il numero di hotel posseduti che del numero di camere che vengono appunto andate poi ad affittare, con significativi vantaggi geografici e di prestigio del brand, perché tutti quanti conoscono Hilton, tutti quanti conoscono Marriott, per cui non hanno bisogno sicuramente di presentazioni. Per cui si va molto a basare sul brand dei propri, diciamo, delle proprie aziende che si possiedono. L'obiettivo principale del business, come ogni REIT, è quello di massimizzare il valore dei propri azionisti, per cui far crescere il più possibile il prezzo in borsa e far ottenere un capital gain e soprattutto dare quella disponibilità di contanti, cash flow a lungo termine, proprio perché i dividendi sono su base mensile, per cui con le distribuzioni.
L'azienda è stata fortemente impattata dalla pandemia. Da oltre un anno ha bloccato la distribuzione dei dividendi. L'ultimo dividendo era stato a marzo dell'anno scorso ed aveva un bellissimo yield annuale che era attorno all'8% anno al momento, ed erano circa 10 centesimi per azione distribuiti ogni mese. Questa soppressione però è stata molto importante secondo me e mi ha fatto ancora di più apprezzare l'azienda, perché l'azienda in questo modo ha preservato il business, ha molta liquidità, ha pochissimi debiti. In questo modo, non onorando tra virgolette la distribuzione del dividendo, è un'azienda sana, che se nel 2021 appunto tutta quella che è la dinamica delle vaccinazioni prendesse piede, potrebbe riprendersi in maniera molto veloce. Al momento l'azienda, dopo aver soppresso il dividendo per un anno, ha ricominciato a distribuirlo con un payout ratio molto basso e con un dividend yield molto basso dello 0,25%, un centesimo per azione, ma come dicevo prima, con gli spessirsi della campagna vaccinale, con il ritorno ai viaggi sia di lavoro che di piacere, e quindi la mobilità nell'ambito del territorio degli Stati Uniti, mi aspetto che questo REIT torni a distribuire porzioni più ampie di dividendo nel lungo termine, ed è proprio per questo che ho delle posizioni che ho comprato, diciamo, di recente, subito dopo, diciamo, la soppressione, un poco prima, diciamo un mesetto prima o due della rimessa in atto del dividendo, seppur piccolo. E oltretutto, visto che REIT per legge devono andare a distribuire almeno il 90% dei propri earnings sotto forma di dividendo, ovviamente se l'azienda non aveva fatturato e per cui non aveva earnings, non poteva distribuirne. Però io mi attendo da questo settore, dal settore dell'hospitality, una crescita subito dopo, diciamo, la metà della campagna vaccinale, proprio perché penso, queste sono solo mie opportune valutazioni, non sono valutazioni di un esperto del settore, però che questo settore possa andare a diciamo a riprendere valore. Andiamo a vedere alcune slide relative a questo business. Come si può vedere, ci sono appunto dei dati molto interessanti per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio. Il portafoglio è diversificato per aree geografiche, ma anche per zone geografiche. Il 57% degli hotel si trova in aree suburbane, il 22% in aree urbane, per cui in aree centrali, l'8% in aeroporti, il 2% in zone di interstati, per cui fra diversi stati, il 5% sono resort e un altro 6% sono piccole aree metropolitane. E qui si può andare anche a vedere quali che sono, diciamo, le tipologie di clienti. Alcuni sono per l'extended stay, per cui per periodi prolungati di soggiorno. Poi sono 23% come suite product, 43% per altri servizi selezionati, e poi un full service del 2%. Andiamo a vedere in quest'altra slide un'altra cosa molto interessante, che è quello per quanto riguarda di come è composta la liquidità dell'azienda, che ha una liquidità totale di 325 milioni di dollari, di cui 319 come revolver capacity e un 6% come cash in cash equivalents, quindi denaro contante. Qui abbiamo anche tutto quello che è la loro tipologia di debito e di disponibilità economica, per cui debito per quanto riguarda le proprietà, diciamo tutti quelli prestiti a termine e i revolver. Andiamo a vedere la quarta azienda, Stagg Industrial, azienda che mi piace tantissimo. Questa azienda possiede 462 edifici in 38 stati diversi, con circa 92.3 milioni di piedi quadrati affittabili, ed investe, come dice il nome, in immobili di tipo industriale, principalmente magazzino e distribuzione, edifici di produzione leggera e edifici flex, per cui di tipo ufficio flessibile. La società si concentra sul possedere e gestire un portafoglio di proprietà che sono prettamente industriali, con inquilini singoli, per cui la proprietà è affittata a un singolo inquilino, ma in alcuni casi ci possono essere anche dei multipli. Questo non l'ho scritto, però ve lo dico io: in alcuni casi, soprattutto per delle costruzioni vecchie o che sono state acquistate dopo, per cui gli inquilini erano già presenti, ci sono degli multiaffittuari all'interno diciamo, del building. L'azienda viene definita HapReit, e quindi oltre ad essere proprietari sono anche conduttori attraverso delle società terze, un cappello, una società madre cappello che gestisce tutti gli immobili. Circa il 52% di questi immobili si trova in sedi primarie, per cui sedi molto importanti, classificate come oltre 220 milioni di piedi quadrati di netti affittabili. Poi ci sono altri 42% in aree secondarie, da 27 a 220 milioni, e il resto si trova in località terziarie, meno di 27 milioni di pietri quadri affittabili.
Nell'ultimo anno, per cui nel piano della crisi pandemica, una cosa importante ha raccolto il 99,6% degli affitti, che è significativamente superiore a quello che sono gli affitti che sono stati raccolti nell'hospitality. Appunto, Apple non è praticamente raccolti perché non c'era nessuno che affittava le camere, erano pochissimi, e comunque ha performato meglio di altre attività commerciali. La società poi ha acquistato 48 uffici nel 2020, per cui in piena crisi pandemica, aggiungendo altri 775,8 milioni di dollari, e per cui altri 9,9 milioni di metri quadrati al suo portafoglio da affittare. Ha anche venduto 7 proprietà che non riteneva core business, con oltre 3,3 milioni di metri quadrati di spazio, e ha incassato quasi 280 milioni di dollari nelle proprie casse. Tali vendite di attività, insieme alle vendite per azioni, hanno aiutato Stag a finanziare le sue acquisizioni, mantenendo un forte bilancio di investment grade, per cui risultando un'azienda molto stabile dal punto di vista obbligazionario. Entrata nel 2021 con 136 proprietà nella pipeline, per cui nel 2021 prevede di acquistare altre 136 proprietà, e non è da poco in questo periodo. Queste rappresenterebbero 24,4 milioni di metri quadrati in più da aggiungere al proprio portafoglio e 2,1 miliardi di dollari di potenziali nuovi investimenti. L'azienda, a discapito di quello che si pensa di REIT e in generale, investe tantissimo nella crescita. Il successo di questa azienda sarebbe quello di convertire tutta questa pipeline e di cogliere queste nuove opportunità, appunto, per investire e diversificare ulteriormente il proprio portafoglio e portare ulteriori introiti, appunto, di cash flow dagli affitti. E quindi a far crescere anche l'FFO e soprattutto a far crescere il dividendo, che è la parte più importante per chi come me investe in queste aziende. Ad oggi, registro il video il 2 maggio del 2021, il dividend yield è del 4% anno circa. Andiamo a vedere altre piccole slide riguardo a questa società. Questa è una slide, tutte queste slide le ho prese dalle Investor Relation Presentation, per cui le potete trovare tranquillamente sui siti delle aziende. Il portafoglio è diversificato su 60 tipologie diverse di mercati, per cui diciamo, le costruzioni che vengono affittate sono affittate ad aziende che sono in 60 diversi settori. Quindi questo fa pensare che l'azienda sia molto diversificata a livello settoriale. Il portafoglio include l'esposizione a 45 industrie diverse, per cui questa è un'altra piccola parte che va a far vedere quanto sia diversificata come portafoglio. E la maggiore esposizione al mercato è del circa l'8% settorialmente, e il più grande tenant, per cui il più grande affittuario, occupa solo il 4% della porzione dei mobili affittati, per cui diciamo che se il più grande occupa il 4%, anche se questo fallisse completamente, ci sarebbe un altro 96% di portafoglio affittato ad aziende diverse. Questa è una cosa molto sicura, diciamo, dal punto di vista della diversificazione. Un'altra piccola cosa interessante che voglio andare a mostrare qui in quest'altra slide è quanto è diversificata la base degli affittuari, per cui il 53% degli affittuari sono diciamo, quotati in borsa, public trade rated, per cui sono anche gestiti dal punto di vista del rating, dal punto di vista pubblico. L'86% degli affittuari ha un fatturato di oltre 100 milioni di dollari e il 60% degli affittuari ha un fatturato di oltre 1 miliardo di dollari, per cui aziende molto grandi. Ne vediamo qui alcune: Amazon è quel famoso 4%, 3,8%, XPO Logistics 1,3%, Eastern Metal Supply 1,1%, FedEx, abbiamo anche Ford Motor, Costco Wholesale. Per cui aziende molto importanti, quotate in borsa, come dicevo prima, difficile che falliscono, anche se niente è impossibile. Questo dimostra che l'azienda punta moltissimo alla stabilità. Terzo posto, Global Net Lease. Global Net Lease è il primo REIT diversificato di questa lista, e la società si concentra sull'acquisizione di un portafoglio globale diversificato di proprietà commerciali, con particolare attenzione alle transazioni di vendita leaseback, che coinvolgono un singolo inquilino. L'azienda non investe solo negli Stati Uniti d'America, per cui oltre ad essere un REIT diversified, è diversificato anche a livello, diciamo così, geografico, e investe per cui non solo negli Stati Uniti, ma abbiamo anche investimenti nel nord Europa, e possiede circa 296 immobili composti da oltre 34,6 milioni di metri quadrati affittabili. Può anche originare o acquistare mutui ipotecari primi, prestiti mezzanini, capitale privilegiato o prestiti cartolarizzati garantiti dai mobili. L'azienda si fregia del fatto anche di avere di una diversificazione geografica, come dicevo prima, con un portafoglio di 237 immobili che sono
nel Nord America, Stati Uniti e Canada, e poi viene completato da altre 69 proprietà in Europa che sono diversificate su 130 inquilini e 48 settori diversi. In termini totali si parla di una presenza del portafoglio per circa il 63% sul mercato nordamericano, USA-Canada, e la rimanente parte, il 37%, in Europa. Anche dal punto di vista settoriale questa azienda è molto diversificata, con 46% di proprietà immobiliari destinati a uffici e 49% al mercato industriale, di vario tipo, inclusi anche servizi di logistica e distribuzione, per cui warehousing and distribution. La rimanente parte, circa il 5%, è sul mercato retail, per cui negozi o comunque centri commerciali. Al momento offre un interessantissimo dividend yield dell'8,3%, che per quanto mi riguarda, come dicevo prima, è pane e cioccolata, quasi quasi. Andiamo a vedere anche delle altre slide. In questo caso il credit rating delle aziende che affittano presso Global Net Lease è 67% investment grade e 33% non investment grade. Geograficamente parlando, come dicevamo prima, 64% negli Stati Uniti d'America, poi abbiamo un 17% nel Regno Unito, 5% in Olanda, 4% in Finlandia, 3% in Germania, 4% in Francia, abbiamo anche una piccola parte fra Canada, Italia e Spagna. Gli asset type abbiamo il 46% di uffici, 49% di industrial distribution e 5% di retail, come dicevo prima. Poi abbiamo anche una diversificazione per tipologia di settore. Come si può vedere, l'azienda è molto diversificata, principalmente nei financial service, healthcare e technology, ma abbiamo un po' tutte quelle che sono, diciamo, le aree produttive, automotive part, pharmaceutical, engineering, energy, metal processing, logistica, un po' di tutto. Diciamo, l'azienda è fortemente diversificata, una cosa che mi interessa tantissimo. Poi andiamo a vedere anche quello che è la tipologia geografica delle proprietà. Come dicevo prima, 37% in Europa e 63% negli Stati Uniti d'America, e qua abbiamo anche la diversificazione tra uffici, retail e industrial distribution, che praticamente abbiamo anche qui, diciamo, l'esposizione fra il 2019 e il 2020, sia per la concentrazione geografica che la concentrazione di tipo di proprietà fra il 2019 e il 2020. Per cui andiamo adesso a vedere il secondo posto. Questa la conoscete tutti, anche di questa ci ho fatto un video dedicato, Main Street Capital. E questa è la prima BDC e unica di BDC di questa lista, che si concentra principalmente sulla fornitura di finanziamenti personalizzati per il debito e il capitale proprio alla società del middle market o lower middle market, e per il debito e il capitale a rischio della società. Investe principalmente in investimenti di debito garantito, investimenti azionari, warrant e altri tipi di società lower middle market e investimenti in debito garantito delle società del middle market. Al momento la società ha attivi 175 investimenti con 4 miliardi abbondanti di UOM, under Asset Under Management. Gli investimenti di Main Street Capital sono in genere effettuati per supportare acquisizioni, di gestione di ricapitalizzazioni, finanziamenti per la crescita, rifinanziamenti e acquisizioni di società che operano in diversi settori industriali. Main Street cerca di collaborare con gli imprenditori, per cui non va solo a prestare, ma offre anche delle, diciamo, delle fasi di consulenza per quello che riguarda appunto il prestito, cercando di capire qual è il metodo migliore per prestare, con che quantità di soldi investire, e diciamo anche come poter affiancare magari il management dell'azienda a cui si vanno a fare i finanziamenti nella maniera più consona possibile, perché quello che più importa a Main Street Capital non è guadagnare solo dalla differenza del prestito che si fa all'azienda, ma soprattutto fare in modo che quell'azienda possa crescere e magari in futuro possa far guadagnare qualcosa, perché molte volte Main Street entra ad essere anche come azionista di queste aziende e poi magari vende la propria quota quando l'azienda ha guadagnato valore. Main Street appunto collabora con investitori, imprenditori e team di gestione e generalmente fornisce alternative di finanziamento one stop all'interno del proprio portafoglio di lower market. Le società del mercato medio, per cui middle market, anzi mercato medio inferiore, lower middle market, di Main Street hanno generalmente ricavi annuali di fatturato che vanno fra i 10 e i 150 milioni di dollari, per cui sono società piccole ma non piccolissime. Gli investimenti del debito del mercato medio di Main Street sono effettuati in aziende che sono generalmente di dimensioni maggiori rispetto alla società del portafoglio del lower middle market. Al momento l'azienda distribuisce un dividendo annuale del 5,76%, ma in generale quasi ogni anno va anche ad erogare un dividendo speciale che va, diciamo, a premiare gli azionisti. Per quello che ho visto, in linea di massima ogni anno ad azione ci si può mettere in tasca anche $30. Che male non è. Quindi andiamo a vedere anche la diversificazione per tipo di industria degli investimenti di Main Street Capital, che è fenomenale.
Diciamo che le porzioni più grandi sono del 6%, per cui l'azienda è fortemente diversificata e non si va a, diciamo, a mettere a rischio con i propri investimenti in tutte quelle aree che magari possono subire delle perdite in determinati periodi dell'anno. Per cui, come si può vedere, l'azienda è molto diversificata, principalmente machinery, aerospace and defense, healthcare, construction and engineering, internet software and services. È un'azienda fortemente diversificata, una cosa che mi piace molto di questa azienda perché appunto io cerco sempre aziende che evitino di concentrarsi troppo su determinati settori. Qui abbiamo anche la diversificazione geografica, l'azienda investe principalmente e solamente negli Stati Uniti d'America, un 21% nella parte ovest, 18% nella parte diciamo centrale, 25% nel sud degli Stati Uniti, poi abbiamo un 13% nel sud-est e un 23% nel sud-ovest. Comunque è un'azienda che, se volete approfondire, ci ho fatto un video a proposito e magari vi lascio qui il link da qualche parte nelle schede del video. Ultima azienda, primo posto, non poteva essere che lei, Realty Income, The Dividend Company, è un marchio registrato appunto, che è una società, l'unica società di REIT che fa parte dello Standard & Poor's 500, dedicata a fornire agli azionisti un reddito mensile affidabile, con i propri dividendi mensili, che sono supportati anche da un flusso di cassa del portafoglio immobiliare. Negli ultimi 52 anni Realty Income ha acquisito, gestito immobili commerciali indipendenti che generano entrate di locazione in base a contratti di locazione netta, net lease, che sono a lungo termine. Proprio recentemente ha acquistato un altro REIT, ma è roba di questi giorni, chiamato VEREIT, nell'ottica propria della propria espansione. Cosa molto interessante per gli investitori che puntano sempre alle growth, ha reso un ben 15,3% anno di CAGR, con una crescita del dividendo al 2021 dalla sua quotazione del 213%, non è pochino, con uno strabiliante incremento del dividendo che è stato fatto 109 volte nell'arco della storia di Realty Income. Al momento il dividendo mensile è sostenuto da oltre 6.500 immobili che generano ricavi per locazione a lungo termine e che provengono da clienti commerciali solitamente molto grandi, di grande entità. L'azienda ha la maggior parte del proprio business concentrato negli Stati Uniti d'America, con il proprio business che al 94% è generato, il proprio revenue generato negli Stati Uniti, e la restante parte fra Regno Unito e Puerto Rico. In Puerto Rico una parte proprio irrisoria al sotto dell'1%, la maggior parte di questa parte esterna è Regno Unito. Al momento della registrazione di questo video offre un ottimo 4% di dividendo, è al 31 dicembre del 2016, per cui aveva 4.920 immobili monolocanti, per cui singolo locatario, e 4.836 sono stati affittati con una media ponderata residua del leasing, esclusi i diritti di proroga, di un contratto a locazione scelta dall'inquilino di circa 10 anni, 9 anni e 8 mesi, per cui sono contratti a lungo termine. Andiamo a vedere un attimino anche qui qualche slide di quei dati. 21 miliardi è la capitalizzazione, un credit rating di A3 a meno, un annualized base rent, per cui un reddito basato sugli affitti di 1 miliardo e 7 dollari, opera da 52 anni e ha 6.592 proprietà commerciali, 9 anni adesso aggiornato dalla presentation dell'investor relation è la lunghezza media dell'affitto, 84% generato da property retail e il 51% da investment grade rated client, per cui clienti che sono investment grade altamente affidabili. Una cosa molto interessante la possiamo vedere qui, 24 su 25 sono gli anni in cui gli earnings sono cresciuti e, come dicevo prima, da quando è stata quotata sul mercato azionario, dal 1994, ha dato un CAGR annualizzato del 15,3%, 600 clienti, 51 industrie, 49 stati, inclusi anche Porto Rico e il Regno Unito. Gli ultimi due slide, come possiamo vedere qui, andiamo anche in comparazione con tutto quello che è il resto degli indici. Realty Income ha donato il 15,3%, il Nasdaq l'11,4%, il Dow Jones 10,7%, lo Standard & Poor's 10,4% e il NAREIT Index 10,1%. Questo dal 1994, per cui quando Realty Income è stata quotata, ad oggi. Come si può vedere la differenza? Ha dato degli ottimi risultati. Ultima cosa qui, una slide che va un attimino a visualizzare quelli che sono in maniera percentuale gli investimenti di Realty Income. Le aree più interessanti sono il Regno Unito col 6,2%, poi abbiamo qui il Texas col 10,5%, la California con l'8,8%, l'Illinois col 5,8%, la Florida col 5,3% e poi New York 4,2% e l'Ohio col 4% di questo portafoglio diversificato. L'azienda è diversificata a tutti i livelli, è un'azienda interessantissima, mi piace tantissimo.
e la porzione del portafoglio che andrà a occupare sarà molto interessante. Conclusioni. Ovviamente queste sono scelte mie e non saranno perfette, nessun investitore è perfetto. Inoltre le aziende cambiano nel tempo, così come i loro bilanci, sia in positivo che in negativo. Ovviamente questa analisi di oggi, queste mie scelte oggi possono essere giuste o possono essere sbagliate, fra 10 anni potrebbero essere giuste o sbagliate. Dipende come le aziende, dal punto di vista dei fondamentali, si andranno ad evolvere. Bisogna essere consapevoli, umili e dal punto di vista finanziario intelligenti nel capire quando è il momento di tenere duro e quando invece è il momento di mollare la nave che sta affondando al proprio destino. Avrebbe poco senso avere un dividend yield del 10, 15, 20% con un'azienda che continua a perdere, diciamo, proprio valore di mercato perché sta per andare a fallire o sta fallendo. Questa lista non è la Bibbia dei dividendi mensili, ma sono quelle che si adeguano alla mia strategia di investimento. Poi ognuno avrà la sua e andrà ovviamente a valutare altre aziende o anche queste andando ad approfondirle. Ovviamente, come dicevo prima, non sono consigli finanziari, ma sono semplicemente le mie valutazioni. E proprio per questo motivo, tutte queste 5 aziende sono attualmente nel mio portafoglio azionario. Bene, è stato un piacere stare qui con te quest'oggi e farti partecipe di questa mia strategia di investimento, di queste mie conclusioni su queste 5 aziende. Mi piacerebbe sapere la tua, magari fammelo sapere nel box dei commenti qui sotto, mi farebbe molto piacere. E ovviamente, ripeto, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo e lascia un pollice in su se questo contenuto ti è piaciuto. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!